Finita adesso. È stata dura? Per farla facile. Niente di nuovo? No. La storia è sempre quella. Una bambina si perde nel parco e finisce sotto un treno. Il comandante legge i referti e dice che è stato un incidente. Caso chiuso. Beh, può essere anche un incidente. Che cosa sono? Disegni. Ma che ho fatto? L'ultima vittima qualche giorno prima di morire. Mi ricordano qualcosa, ma non so che. 2011, il bambino che volò dalla finestra a San Lorenzo. La sera prima aveva fatto gli stessi identici disegni. 2016, la bambina che aveva bevuto la candeggina. Purtroppo fece gli stessi disegni per una settimana di fila. Saranno delle coincidenze. Coincidenze? Lo sai che nel nostro lavoro non esistono coincidenze. Ma sì, vorrebbe essere un personaggio dei cartoni animati. Questo schifo. Guarda, mio nipote segue molto i cartoni di Creepypasta. Ti ricordo che tuo nipote ha 16 anni e già l'abbiamo dovuto coprire due volte per le cazzate che ha fatto. Vabbè, ma che vorresti dire? Qualcuno sta adescando dei minori. Però di solito si fanno per altri motivi, no? Per ucciderli. Dipende, se abbiamo a che fare con serial killer di bambini, il gioco è fatto. Il comandante ha già archiviato il caso. Esatto, tu che vorresti fare? Vi interessa uno scatto di carriera? In che senso? Immaginate le testate giornalistiche. Poliziotti in ferie catturano un serial killer. In ferie? Vuoi che io mi giochi le ferie? Ma tu sei matto. Matto, sì. Matto per la giustizia, ma se non facciamo qualcosa noi, ci saranno altre vittime. Ma il comandante ha già archiviato il caso. Ma sti cazzi, in ferie a me non mi può di niente nessuno. Ci giochiamo il distintivo. Quello da recluta, sì. Ma quello da capitano potrebbe volarti addosso. Gagliardo! Capitano, eh? Ma dove vorresti indagare? A Sabaudia. E perché Sabaudia? 1949. Sabaudia. Un bambino si dà fuoco nel garage di casa. Aveva dipinto sul muro della cameretta la stessa donna in nero. Che Sabaudia sia. Mai perdono. Mai perdono. Mai perdono.